Ciao Bettes.it, c'è un signore con il pizzetto lavorato, il capello indietro, lo sguardo imprenditoriale arrivato e è al computer, sta scrivendo una lettera al primo ministro cinese che sta arrivando in visita in India, è l'India del 2010 e lui vorrebbe incontrarlo, lui vorrebbe comunicare al primo ministro cinese una cosa, la sua vita. Gli vorrebbe dire che il mondo adesso è loro, è dei marroni e dei gialli. I marroni sono gli indiani, i gialli sono i cinesi. La tigre bianca la trovate su Netflix di Ramin Barani, tratto da bestseller di Aravinda Diga del 2008. È un film che parla di una vita nel racconto dello stesso protagonista. Si chiama Balram Alvai, è nato in una casta molto molto bassa all'interno della società indiana del nuovo millennio, addirittura la chiamano la casta dei pasticceri a un certo punto perché si erano specializzati in dolci. Sono tantissime le caste in India, come sono tantissime le divinità, e ci siamo anche noi cattolici, intesi come cultura, nell'elenco di Balram Alvai per quanto riguarda le religioni in giro per il mondo, per poi arrivare alla sua India. È un film molto strano, perché è il film di un racconto di un rampantismo sociale, però con un punto di vista che è molto ambiguo, che è quello di Balram Alvai, e interpretato da questo attore Adarsh Gurawi, che è bravo nell'essere debole e secondo me meno efficace nell'essere forte, che è il finale. È lo sguardo di Balram Alvai quello che ci porta dentro questa storia di nascita povera nell'India del Nord, di idea da parte sua sempre raccontata molto in camera. Questi film sono pericolosi perché nel momento in cui il personaggio parla molto in camera, parla troppo in camera, allora io prendo molto sul serio le sue parole e faccio una tara, le metto sulla bilancia. La bilancia, diciamo che mi ha dato dei risultati sconcertanti, perché a volte è ingenuo, a volte è molto cinico, a volte è satirico nei confronti ed è critico nei confronti della sua nazione, a volte è estremamente orgoglioso. Questo è il secolo dei marroni e dei gialli, dice il primo ministro. È una contraddizione costante che poteva essere il fascino del film, ma non lo è, perché alla fine Ramin Barani, regista di nascita nordamericana da genitori iraniani, alla fine chiude il film con una certezza e secondo me doveva rimanere nell'incertezza, dell'incertezza della contraddizione. A quel punto sarebbe stato un film molto affascinante su un qualcosa di ancora misterioso, l'India moderna. In realtà vuole essere tutto. I film che vogliono essere tutto e che vogliono dire tutto molto spesso non riescono a essere quasi niente. E questo lo dico perché Balram Alvai parla di qualsiasi cosa, ha opinioni su qualsiasi cosa ed è, ripeto, estremamente erratica la sua posizione ideologica all'interno della storia. Alla fine poi quello che ci affascina è che questa è l'India della post-globalizzazione, quello che noi siamo stati ovviamente in Europa. Siamo molto legati al racconto inglese, no? Dickensiano, della società della crescita, della difficoltà. Anche quella è una società molto legata all'India per quanto riguarda il classismo. Non a caso sono stati anche padroni dell'India, anche colonialisti in India. Altro momento interessante sul fronte, ma Balram è un nazionalista arguto, dice, orgoglioso, dice al primo ministro cinese, abbiamo massacrato gli inglesi anche noi, ci voleva pure un nordamericano lì per dire, beh, ci sto pure io, siamo quelli che hanno massacrato l'impero inglese, si sono emancipati dalla centralità ovviamente dell'Inghilterra vittoriana. In realtà gli Stati Uniti d'America sono iperdenti, e questo, ripeto, poteva essere nella sguardo di Balram Alvai, perché, ripeto, quello che abbiamo visto in questi anni post globalizzazione ovviamente è stata l'esplosione dell'India, che è stata raccontata anche che infatti non a caso è uscita dal ghetto. Bollywood è, insieme a quella nigeriana, come sapete benissimo, una delle più grandi industrie cinematografiche del mondo, però poi sono diventati anche mainstream, no? Li abbiamo visti ballare diretti da un inglese, un ex loro nei suoi antenati dominatore, Danny Boyle con Millionaire. Cioè, sono usciti
Io da giovane cinefilo, quando volevo vedere qualche film di Bollywood, quando se ne parlava, negli anni 90, quando se ne cominciava a sentire parlare, andavo a Piazza Vittorio Emanuele dove c'erano le videoteche, le mitiche videoteche degli indiani e prendevo questi film e li analizzavo, duravano 9 ore. Ma non erano il Mahabharata di Peter Brook, non erano Bellatar, erano i film di Bollywood. Quindi diciamo, ci siamo divertiti tutti, siamo stati protagonisti a distanza, ovviamente, di questa, e dal nostro punto di vista, di questa India, scalpitante, scalciante, molto forte, molto presente. Quindi ho guardato con grande interesse La Tigre Bianca di Ramin Barani, che è un film ad alto budget, è un film di strade, di macchine, di interni, di ville. E però il servo che vuole diventare re, il servo che vuole diventare padrone, a volte appunto è estremamente malizioso, a volte è un bambacione, e questo l'ho trovato scorretto nei confronti dello spettatore. Quindi non mi piace diciamo, la confusione, che ripeto, non è una confusione interna e sorretta da una drammaturgia, è una confusione di risultato. E quindi è un errore per quanto riguarda me al cinema. Tu sei la nuova India. Noi vediamo Balram che dalla casta dei dolci, dalla nonna che gli fa sempre il pollo e da questa sua ossessione nel considerarsi un pollo. Io non voglio essere un pollo da batteria che stanno lì e si osservano mentre vengono uccisi. Cresce e va a fare l'autista presso una famiglia di ricchi. È molto acuto nell'osservare, mi devo associare a questi ricchi mezzi gangster indiani, mi devo associare a quello che ha studiato in America, a quello che è stato in America, perché? Perché è più democratico, perché mi tratterà meglio. Si associa a questo signore e guardate, il film appunto è tutta una lunga serie di umiliazioni, piccole avventure, piccoli episodi di lui che fa l'autista. È molto presente la Mitsubishi Pajero 4x4 come macchina, è quasi la coprotagonista del film insieme ad Adarsh Gurav, che è Balram Alvai, che racconta moltissimo in voce, sempre perché appunto esattamente come Million Dollar Baby di Clint Eastwood, alla fine poi lo scopriamo in quel finale meraviglioso, è una lettera, anche questo film è una lettera, la sta scrivendo al computer il nostro Balaram Alvai al primo ministro cinese che sta arrivando in visita in India. E sarebbe stato molto più interessante renderlo più duro il film nella chiusura, più preciso. Passiamo, ci sono anche i Gorillaz in colonna sonora. E c'è questa, si poteva giocare molto meglio su questa India giovane che si vuole anche un po' distaccare da queste tradizioni del rapporto padrone-servo, che magari loro che hanno studiato negli Stati Uniti d'America non vogliono contestare. Priyanka Chopra in Jonas. Perché è sposata con Nick Jonas, grande star dell'ultima Bollywood e poi anche appunto diventata mainstream e internazionale e occidentale, ha sposato pure Nick Jonas, che ho visto nel documentario sui Bee Gees parlare insieme a Gallagher di quanto è difficile fare rock, fare musica con tuo fratello. Ecco bene, Priyanka Chopra rappresenta proprio questa, è una donna, è un'indiana nuova che ha sposato il ricco figlio della famiglia a cui Balram si associa, verso cui va a servire, e lei sarà questo sguardo appunto anche molto ipocrita, molto politicamente corretto di questa India che vorrebbe rompere con le sue tradizioni. Quindi c'è il rampante servo che vuole diventare padrone, quello che noi occidentali amiamo del grande racconto della sofferenza indiana che c'è anche in Siddhartha di Hermann Hesse, ovviamente diciamo, la sofferenza e le prove ce l'abbiamo avute anche noi con i nostri santi e anche con i nostri borghesi Dickens, però la prova è la sofferenza, è la pazienza, è la sopportazione, si citerà ovviamente anche Buddha, e sono solo uno che è sveglio mentre gli altri dormono ancora. Ecco, questo lo dice sempre Balaram Alvai. Ecco, avrei preferito, visto che non passano così tanti anni, e ripeto, il punto di vista di chi racconta la storia del raccontato non è così lontano dalle gesta del raccontato, e quindi
tutta questa saggezza, tutto questo sguardo, quando l'hai acquisito, Balram? Come è arrivato questo contesto del film? Ma infatti, avrei preferito nettamente che non ci fosse questo inizio con la scrittura della lettera, ma che avrei preferito vedere, diciamo, la vita di Balram Al-Vai davanti ai miei occhi in modo lineare, e mi avrebbe anche, appunto, appassionato di più, perché è molto prevedibile anche come andrà a finire, ed è un po' facile a livello cinematografico la grande risoluzione drammatica del finale, dove appunto poi ti chiedi com'è possibile che siano accadute certe cose. Quindi anche come thriller, anche come regole del thriller e come regole del c'è un omicidio, c'è una fuga, c'è un investimento, è molto complicato e secondo me non particolarmente convincente associare quel ragazzino coi denti sporchi a quell'uomo così sicuro di sé, col capello indietro, il pizzetto lavorato, che appunto ti parla all'inizio e alla fine, perché questo è molto indiano, la fine è anche l'inizio. Ciao Bettase, la tigre bianca di Ramin Barani. Oh, c'è il nostro Paolo Carnera, grande direttore della fotografia, che loro hanno preso probabilmente da vedendo la splendida fotografia al neon, verde neon di Gomorra, e non solo, ha fatto anche Romanzo Criminale e non solo, ha recitato anche in Sotto il Cielo Azzurro di Whisper e Guidotti e non solo, nel 2009. Paolo Carnera, è un orgoglio per me vedere il direttore della fotografia Paolo Carnera, va bene? Regia Ramin Barani, La tigre bianca, tratto da bestseller di Aravind Adiga del 2008. Ciao Bettase!